L'attività posta in essere oggi dal nucleo carabinieri CITES di Catania, unitamente al raggruppamento CITES di Roma, consiste nel trasferimento di 4 esemplari di serpente velenoso, nella fattispecie 3 crotali ed una vipera mauritanica, pericolosi per l'uomo per il loro morso, che può portare anche al decesso, e che erano detenuti da un ex centro di recupero di fauna selvatica che attualmente ha chiuso e per cui la detenzione era ormai divenuta illegittima. Su disposizione della Prefettura di Catania, che ha revocato il provvedimento di autorizzazione, grazie al fattivo contributo dell'Arma dei Carabinieri, gli animali verranno spostati presso idoneo centro. Sono il tenente colonnello Ugo Giunta, comandante del nucleo carabinieri CITES di Catania e del NIPAF di Catania.